Mi sentite in fondo? Grazie. Buonasera a tutti voi. Voglio innanzitutto ringraziarvi per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo evento e voglio altrettanto ringraziare tutte le persone a me vicino che oggi sono qui e che con il loro affetto mi spingono in questo percorso. Oggi siamo qui perché vogliamo offrirvi un dono, vogliamo donarvi le nostre vite. Perdonatemi, ma io con il microfono lontano non ci riesco a stare. E vogliamo donare le nostre vite a servizio della comunità e vogliamo donare a tutti voi, le vogliamo donare alla nostra, al nostro paese, al nostro comune. Ed è per questo che vogliamo partire nel leggere una frase che in questi giorni con cui abbiamo costruito questo progetto, questa lista, ci ha ispirato e ci è entrata nel cuore. Ed è questa: non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese. È proprio da qui che vogliamo partire. Siamo persone che amano Cupello e che vogliono mettere il cuore con il valore dell'impegno, che è un po' lo slogan che si è attaccato a noi, a servizio della nostra comunità. Lo vogliamo fare presentandovi la nostra lista, Cupello nel cuore, con la quale io concorro come sindaco alle ormai prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Vorrei innanzitutto aprire un piccolo capitolo, vorrei mettere subito in chiaro, aprendo una piccola parentesi e sperando di fugare ogni dubbio ormai insinuato nella mente della gente, purtroppo da una macchina che in questi giorni si è attivata, purtroppo in queste campagne elettorali succede spesso, che è la macchina del fango. Io non mi sono candidato per ambizioni personali né tanto per arrivismo. La mia candidatura nasce dalla voglia irrefrenabile di mettermi al servizio per la nostra comunità. Ho sempre militato nel mondo dell'associazionismo, mettendomi a disposizione, realizzando nuovi progetti per Cupello. Non mi sono mai tirato indietro. Questo forte sentimento mi ha spinto a mettermi in gioco con la speranza di poter fare e dare sempre più alla mia comunità e al mio paese ed al mio prossimo. L'esperienza che ho maturato in questi 5 anni tra i banchi dell'opposizione, la mia bontà d'animo, l'amore che provo per la mia Cupello, che è il paese dove sono cresciuto, dove sono cresciuti, sono nati i miei figli, dove ho incontrato l'amore con il quale condivido ogni giorno le quotidianità della vita, il lavoro, la famiglia. Tutto questo mi ha motivato e mi ha spronato a dare qualcosa di più, a dare qualcosa di più per voi, per tutta la comunità, per il mio paese. Vorrei aprire ulteriormente una piccola parentesi. Durante queste ultime settimane che ci hanno visti impegnati nella formazione di questa lista, nella formazione di questa squadra, che è una valida alternativa all'attuale amministrazione e lo ritengo forse l'unica vera alternativa per la nostra comunità. Ho assistito a scenari spaventosi, ho visto i poteri ed i potenti cercare in tutti i modi di distruggerci, di demolirci, di creare scompiglio all'interno della squadra, di creare dinamiche pervasive. Ho visto inoltre persone demolire semplicemente per paura di non garantire le proprie ambizioni, amici e persone a me vicine, soprattutto una ragazza in particolare, una persona con grandi capacità, buona ed onesta, privandola dell'opportunità di mettere a disposizione le sue doti e la sua bontà d'animo per il nostro paese. Ma voglio chiudere questa parentesi e vorrei non tornarci più, augurando che tutti i miei competitor possano ritornare in una strada di serenità, di distensione, di tranquillità,
perché questo è quello che merita Cupello, questo è quello che meritano i nostri cittadini. Meritano serenità e tranquillità, quella che devono avere in tutti i giorni della loro vita. Voglio tornare a noi. Oggi siamo qui soprattutto per presentarvi questa grande squadra che è Cupello nel cuore, che si prefigge di cambiare il volto di questa nostra Cupello. Perché il cuore? Perché è il simbolo dell'amore e rappresenta il nostro sentimento passionale nei confronti del nostro paese. È l'organo vitale, è la forza che spinge l'uomo, è la dimora della coscienza e della moralità. E tra i sentimenti ad esso attribuiti vi sono il coraggio, la gioia e l'impegno. Perché il colore blu? Il blu è il colore della calma, della profondità, della pace, della lealtà e dell'equilibrio. È considerato anche il simbolo della tranquillità e della sensibilità. Perché il colore rosso? Perché è il primo colore dell'arcobaleno, è il primo colore percepito dai bambini. È quel colore che dà vitalità, dinamismo, accuratezza e senso di responsabilità. E tutto questo noi vogliamo per Cupello, tutto questo vogliamo per voi. Vogliamo donarvi tutti questi sentimenti, tutti questi principi, questa umanità. Questa sera non vogliamo alzare oltre critiche e polveroni. Vogliamo presentarvi il nostro programma, un programma aperto, pronto a recepire idee da parte vostra, da parte di tutti voi. Un programma, quello di Cupello nel cuore, che non è e non vuole essere utopia, ma l'indicazione di azioni effettive e realizzabili, consapevoli, in considerazione del periodo storico che stiamo affrontando, che occorre essere estremamente onesti e trasparenti. Il nostro impegno è frutto della passione e dell'amore che proviamo per la nostra Cupello. Il nostro ascolto per i cittadini è per noi fondamentale. Il nostro intento infatti è quello di mettere i cittadini al centro dell'azione amministrativa. A parlare dei nostri punti del programma saranno i miei amici, la mia squadra, questa grande famiglia, uomini e donne di unità e non di lacerazione. Porteranno alla vostra attenzione ciò che vogliamo donare con il cuore alla nostra comunità. Quindi passo a presentarvi i componenti della nostra squadra. In primo luogo c'è una grande figura, Giulio Pasquale. In questi giorni l'ho supplicato di candidarsi, lui era contrario, non voleva assolutamente ripercorrere nuovamente questo cammino perché ha dato tanto alla nostra comunità. Non so quanti anni serve questo paese, ma credo siano tanti, forse anche oltre 40 anni o anche di più. E quindi l'abbiamo voluto nella nostra squadra perché è la persona che ci dà quell'esperienza che serve alla squadra. Noi siamo buona parte tutti giovani, ragazzi, facce nuove, persone che comunque hanno delle grandi caratteristiche, delle grandi doti, ma che hanno bisogno di persone come Giulio Pasquale che ci dia la forza e l'esperienza per condurre questo grande lavoro. Prego Giulio. Grazie Marco. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Un saluto particolare inoltre ai graditi ospiti. Sono Giulio Pasquale, pensionato INPS. Da diversi anni agricoltore a tempo pieno. Ci tengo a sottolineare che non ho sgomitato per essere candidato, come giustamente ha detto
il nostro candidato a sindaco. Mi è stato chiesto la candidatura. Ho accettato per spirito di servizio nei confronti della lista e del suo candidato a sindaco e di tutti noi. Certo che non sono più verde, gli anni pesano, ma in una lista di facce fresche e piena gioventù mi è stato detto che serviva una persona di esperienza, in sostanza uno che alzasse l'età media della lista. Perché è nata la lista Cupello nel cuore? Con il geometra Marco Antenucci, candidato a sindaco. Si dicono tante bugie, tante maldicenze a tale riguardo. Noi siamo gente seria e abbiamo il convincimento che il rispetto sia la virtù alla base dei rapporti tra le persone. Vuoi un mondo migliore? Rispetta il tuo simile, consideralo un fratello, o perlomeno non offenderlo, non ferirlo umanamente. Crediamo ciecamente che alla base dei rapporti sociali ci sia il merito, il sudato impegno portato avanti con sacrificio e disinteresse, senza ricadute personali. Il sano ragionamento politico avrebbe consigliato, primo, il candidato sindaco viene scelto tra quanti nel corso dei 5 anni hanno portato avanti una ferma opposizione all'amministrazione uscente. Secondo, una mini primaria per verificare se il candidato gode delle simpatie del popolo di centro-sinistra. Niente di tutto questo è stato fatto. E i vari maghi zurlini che ci sono in officina Cupello hanno tirato fuori dal cilindro il presunto candidato a sindaco del centro-sinistra. Una persona nei confronti del quale non abbiamo niente da eccepire, ma si è detto un no grande come una casa a questa scelta, perché persona che per diversi anni non ha dato niente alla nostra comunità si ripresenta dopo anni di silenzio e di assenza per candidarsi a sindaco. Vi sembra tutto questo politicamente corretto? Questi sono alcuni dei motivi alla base della nascita della lista Cupello nel cuore. Penso che la nostra sia una splendida lista, come ha già detto il nostro candidato a sindaco. Con il candidato a sindaco un tecnico bravo, che non deve farsi interpretare un piano regolatore, che conosce i tempi e il percorso realizzativo delle varie opere e i suoi costi. Una grande risorsa, Marco, per la nostra comunità. Dopo tanti anni, una persona che può camminare con le proprie gambe senza condizionamenti. Persona seria è il nostro candidato sindaco, grande lavoratore, formidabile organizzatore, dall'animo buono e trasparente, umile e portato all'ascolto, innamorato sì della democrazia. Una lista ricca di vivacità culturale e politica, di amore per i più piccoli, per i giovani, gli anziani della nostra comunità.
innamorati di una cittadina bella e pulita, piena di verde, in una parola, tante belle sensibilità che si affacciano per la prima volta con trepidazione all'impegno nobile di amministrare il proprio comune. Di cosa cercherò di occuparmi nel corso di questi prossimi 5 anni? Di campagna, di agricoltura. Certamente un comparto in grande sofferenza. I ricavi non coprono le spese. Continueremo nella promozione delle eccellenze, come il carciofo, che non è solo festival. L'amministrazione uscente non è riuscita a garantire il contributo per gli impianti ex novo e per i reimpianti. È fondamentale tale contributo per estendere la produzione dei carciofi. Altre eccellenze sul nostro territorio: le marmellate, i salumi, l'olio, il vino, i formaggi. Attraverso un'agricoltura che tenda progressivamente a produrre in maniera più sana e che faccia dell'informazione e della divulgazione scientifica i suoi elementi fondamentali, che purtroppo sono manchevoli. In tale direzione diventa importante sottoscrivere protocolli d'intesa con enti pubblici impegnati nella ricerca e utilizzare la facoltà di agraria di Chieti. Oggi non si può coltivare i terreni in base alle tradizioni. L'ha detto mio nonno, mio padre, il commerciante Tizio, il commerciante Caio. C'è bisogno di essere aiutati a comprendere quale agricoltura per domani. L'ente comune è chiamato a questo ruolo attivo e di servizio. Bisogna riprendere in considerazione il recupero delle sorgenti idriche sul nostro territorio per uso agricolo, mantenere le strade rurali percorribili al 100%, ottimizzare il rapporto tra produttore e consumatore con la creazione del mercato coperto, possibilmente sull'area di fronte al Palazzo Comunale, in subordine nei locali comunali situati sotto il parcheggio. Da questa sede lancio a tutti gli agricoltori, a quanti amano la terra, a unirsi a noi, a sostenerci, perché noi i sacrifici li conosciamo. Il sudore, la polvere sono a noi familiari, non li dobbiamo leggere sui libri o ascoltando le canzoni, in quanto li viviamo quasi giornalmente a livello personale. Un altro tema a me caro è la manutenzione. La ritengo un obbligo morale tenere dignitosamente ciò che abbiamo, prima di pensare a fare altro, tipo pista di pattinaggio, aree verdi, campetto in via del Mattatoio, sistemazione di marciapiede, riasfaltare tratti di strade del centro urbano e delle contrade. Prima di pensare alle grandi opere da fare, manteniamo bene quello che abbiamo. Mi trovo nell'età matura, quindi devo pensare al mio domani. Con il dottor Walter Nanni abbiamo compaginato un progetto per una residenza anziani. Gli anziani soli è un problema sociale che ci interpella nella coscienza. Con il dottor Matrullo e signora abbiamo affrontato quale medicina territoriale. Con Michele Cifforilli, responsabile di Lega Ambiente, ci siamo soffermati in un interessante incontro sull'economia circolare. Come vedete, siamo gente normale, concreta, con in mente le cose da fare. Dateci fiducia, non vi deluderemo. Per un Acopello migliore
dell'oggi vota la lista Uberto nel cuore, con Marco Antenucci candidato sindaco, risorsa per la nostra comunità. Viva Uberto, viva il Uberto. Grazie Giulio, hai speso tante bellissime parole, io per me io ne sono contentissimo e grato. E sai benissimo che la stima che trovo per te è altrettanto alta, altrettanto forte. Voglio anch'io ringraziare tutte le persone che in questi giorni ci hanno permesso di creare un bel programma, di strutturare un programma sincero, serio, vivo, che ci permetterà, amministrando questo paese, di ridargli vitalità, di ridargli forza. Passo subito a presentare la prossima candidata consigliere per questa lista, che è Francesca Ventrella. Ho incontrato i primi giorni di questo mese e che il primo giorno che l'ho incontrata mi è stata a raccontare per più di un paio d'ore tutto quello che ha nell'animo, tutto quello che ha nel cuore, e ha tirato fuori tanto, ma veramente tanto materiale su cui lavorare. Una donna veramente forte, caparbia, una donna con una irrompenza che non è definibile. Ha tante doti, ha tante qualità, è una brava mamma, è una persona in gamba dal punto di vista lavorativo, ha fatto tanti lavori nella sua vita, ha lavorato sull'arte, sul manipolare gli oggetti, ha tante capacità e ha tanta voglia di fare per questo paese. Prego Francesca. Salve, buonasera a tutti. E ovviamente lui è stato già bravo a presentarmi, però ovviamente faccio la mia parte. Quindi mi chiamo Francesca Ventrella e non sono nativa di Cubello, ma si concentrano qui gli anni più importanti della mia vita. È qui che sono moglie e sono diventata anche mamma. In passato ho dato sempre interesse e priorità legate all'ambito scolastico, dalla stabilità delle strutture, avendo contatti anche con tecnici qualificati nella sicurezza, a quelli inerenti a comportamenti sociali in un'età importante come l'adolescenza. Il mio lavoro svolto è il percorso principale di ciò che ho studiato. Sono maestra d'arte specializzata nel campo dell'oreficeria. Ho lavorato in una fonderia artistica stupenda di Cubello, per finire poi in una fonderia metallica, quindi dal piccolo al grande. Ho sempre svolto il mio lavoro con impegno e rispetto e soprattutto approvazione. Ora lavoro in una RSA dove ricopro un ruolo di animatrice, ruolo importante che lega il mio lato artistico ma principalmente il mio lato sociale. Allora, questo è il mio modo generico di presentarmi. Ora dico, è facile rivendicare la frase «voglio bene a Cubello», ma non possiamo fermarci qui. Noi vogliamo un impegno, con impegno, un Cubello crescente, accogliente e viva, non limitata da tanti adempienze votate da molti cittadini e dai loro disagi nella loro quotidianità. Un Cubello protagonista di eventi, nuovi eventi, e non solo una sagra, un modulo già convalidato positivamente, ma di tante piccole fiere che indirizzano e hanno il compito di valorizzare il nostro saper fare, il nostro essere, dall'artigianato all'agricoltura. Essere presenti nelle piazze con i nostri valori, e perché non mettere a confronto generazioni diverse con incontri culturali di letture e riflessioni, vecchi racconti? Perché soltanto apprezzando e conoscendo il passato si può costruire un futuro nuovo, un grande futuro, con collegamenti, con associazioni
associazioni, ACR, Unitre, una partecipazione attiva. Altro punto del nostro programma: dare colore e vivacità ai nostri piccoli parchi, risistemando staccionate, dare colori vivaci e allegri. Come allegri e vivaci devono essere i bambini di fronte alla vita. Leggere un libro o soltanto rilassarsi in un posto adeguatamente protetto, illuminato, con installazioni di giochi idonei e puliti, nonché sicuri. Fascia importante quella che riguarda la cosiddetta terza età, che ma vi assicuro che non sono terzi a nessuno. Svolgendo un lavoro a stretto contatto con questa realtà, ci si rende conto di quanto sia importante nutrirsi delle loro emozioni e della voglia di raccontarsi e mettere in gioco con un'opera innovativa come un centro diurno, posto efficace ed importante per coltivare la vita con costi inferiori a un'assistenza. L'istituzione di una cooperativa di servizi atti ad esigenze per anziani con particolare disagio. Tutto ciò citato è un impegno preso con serietà e con cupello nel cuore da questo gruppo, compatto nelle idee e uniti per il bene di questo paese, che vuole e deve tornare ad essere protagonista di una città attiva, accogliente e competitiva. Ringrazio Marco di avermi dato questa opportunità di poter esprimere qualche punto di un programma studiato da questo gruppo davvero con il cuore, e sono convinta che possa interpretare e raggiungere gli obiettivi che noi tutti aspiriamo con serietà per questo paese. Quindi chiediamo il vostro sostegno per Marco Antenucci, sindaco, lista numero 2, cupella nel cuore. Che dire, non ci sono parole, basta ascoltarla, è un fenomeno, una persona dirompente, è grande, è una grandissima donna. Passo velocemente a presentarvi il nostro prossimo candidato a consigliere, anche lui una persona di spessore, ha partecipato a diverse tornate elettorali nel passato, una persona che è sempre impegnato con i ragazzi, con la scuola, che lavora costantemente al loro fianco, una persona con grandi doti e grandi qualità, che ha sempre rappresentato la nostra cupella con forza, con coraggio, con amore. Questa persona è Angelo Ricciardi e ti invito qui al salone. Buonasera a tutti, mi presento, anche se qualcuno non mi conosce, ma sicuramente i vostri figli o i vostri nipoti mi conosceranno, perché lavoro alla scuola secondaria di Cupello come collaboratore scolastico, e dove faccio anche il rappresentante sindacale della CGIL da tanti anni. Politicamente sono di sinistra, ma voto 5 Stelle da un po' di anni, e qui quindi faccio un appello a quanti condividono i principi del movimento per appoggiare me e la lista con cui concordo. Mi emoziona parlare qui, in questa sala consigliare, dove ho passato circa 10 anni della mia vita partecipando alle assemblee come consigliere comunale. Perché qui? Intanto ringrazio Marco che mi ha voluto nel gruppo, insieme a tutti gli altri componenti della lista Cupello nel cuore. Sono qui per chiedere il consenso a voi, per avviare un cambiamento che il nostro paese merita. Siamo una lista composta prevalentemente da giovani,
con competenze e passioni ben distinti, che abbiamo inserito nel nostro programma, occupano sicuramente un ruolo fondamentale, l'ambiente e le energie rinnovabili. Nello specifico, ecco cosa proponiamo nel nostro programma. Proponiamo azioni per la salvaguardia del nostro territorio, contrastando la deturpazione del nostro ambiente in tutte le sue forme. Siamo convinti che occorre avviare un piano di piantumazione con cadenza annuale, un progetto che valorizzi il verde urbano ed extraurbano, un piano che non avrebbe nessun impatto economico per le casse comunali. Collaborare con tutte le realtà industriali ed artigianali sul nostro territorio affinché rispettino le normative vigenti in materia di tutela e conservazione dell'ambiente. Abbiamo poi concentrato una parte del nostro programma ragionando sull'importanza della mobilità sostenibile, ossia sulla diminuzione dell'impatto ambientale, sociale ed economico che chi amministra ha il dovere di attuare in tutte le forme possibili, compresa l'economia circolare. Siamo convinti che il modello di produzione e consumo basato sulla condivisione, prestito, riutilizzo e riciclo dei materiali sia fondamentale per ridurre i consumi al minimo, ma soprattutto per differenziare meglio. Abbiamo scoperto che il comune di Cupello è certificato come uno dei paesi con una bassa percentuale di raccolta differenziata. Questo tanti anni fa non era così, eravamo uno tra i più comuni con la percentuale alta nella provincia di Chieti. L'amministrazione uscente non è esente da colpa per questa realtà che non ci fa onore. Parlando con soggetti esperti del settore, abbiamo convenuto che è necessario invertire la rotta con un incremento della differenziata, anche con l'ausilio di una premialità per i cittadini virtuosi, con dei progetti ben definiti. Cioè, chi produce meno rifiuti paga meno imposta comunale sui rifiuti stessi. Altro punto del nostro programma è rivolto alla costituzione di una CR, cioè una comunità energetica rinnovabile, che ha come obiettivo tutta una serie di benefici per gli aderenti, benefici ambientali, economici e sociali, che per i comuni sotto i 5.000 abitanti, dove noi rientriamo, aumentano di percentuale. Vi sono contributi del PNRR volte a coprire il 40% delle spese sostenute per chi investe in impianti fotovoltaici, eolici e tutti gli altri tipi di impianti rinnovabili. Insomma, un impegno in questa direzione per proteggere e tutelare l'ambiente in cui viviamo, che la nostra lista non solo condivide come principio, ma ne è sostenitrice convinta. Tra l'altro le normative europee propongono piani di sviluppo che vanno verso le economie circolari e su queste stanziano risorse enormi che i comuni possono intercettare, pianificando un modello che vada in questa direzione. Per ultimo, la lista Cupello nel cuore, e lo dico con estrema chiarezza, sarà favorevole e promuoverà l'installazione sul proprio territorio di qualsiasi impianto di produzione di energia rinnovabile, garantendo sempre e comunque la tutela del territorio. Pertanto chiediamo la vostra fiducia per far ripartire un paese che è fermo da 10 anni. E che non può permettersi di stare immobile per altri 5 anni. Abbiate il coraggio e votate la lista Cupello nel cuore. Grazie. Grazie Angelo. Angelo ha toccato dei temi veramente importanti per la nostra comunità. Ha parlato di rifiuti, che è uno dei fondamenti che una buona amministrazione dovrebbe tenere in considerazione.
Io voglio portare all'attenzione anche una piccola denuncia. Ricordo, lavorando nel consorzio Civeta, che erano stati sviluppati dei progetti per quello che lui un po' ha rappresentato, ovvero la tariffa puntuale. Avevamo sviluppato dei progetti per garantire un aumento della raccolta differenziata e, come ha detto lui giustamente, tutelare tutte quelle persone che inquinano meno, garantendo loro anche un ritorno economico con l'abbassamento delle proprie imposte sulla tariffa. Avevamo avviato questo percorso con forza tramite il consorzio, perché il comune inizialmente aveva preso un finanziamento, perché ricordo, ma purtroppo mai sfruttato, mai utilizzato. Il Civeta si è messo a disposizione da questo punto di vista, acquistando delle attrezzature, acquistando un intero progetto atto a implementare questo servizio per Cuperlo, il servizio legato alla tariffa puntuale. Io ne ero uno dei giovanotti all'epoca, ma parliamo anche di 10 anni fa, che andava galoppando, insomma, per tutto Cuperlo a cercare di mettere i target sui bidoni per poter garantire lo sviluppo di questo progetto. Purtroppo questo progetto si è arenato perché non abbiamo avuto il supporto dalle amministrazioni precedenti per garantirne il buon risultato e la finalità di un progetto valido. Si è spento come se non fosse nulla e sono stati buttati tanti soldini, e questo è una cosa che non dovrebbe mai succedere né nella realtà dell'amministrazione comunale né tantomeno negli enti che si mettono a servizio della nostra comunità. Passo comunque a presentarvi il prossimo candidato a consigliere, una donna, una ragazza, una madre di famiglia, ha 2 bambini, vive qui a Cuperlo da qualche anno. Io, leggendo il suo discorso, ascoltandola, gli ho detto: guarda, mi fai sentire imbarazzo, perché ha delle capacità incredibili, ha una capacità di esporsi nel rappresentare le cose, nel rappresentare i progetti, indescrivibili. Una persona con delle capacità incredibili, con molta probabilità, è vero che è qui a Cuperlo da 6 anni, ma è una persona che va valorizzata sul nostro territorio. Deve essere parte di un progetto che possa cambiare questa nostra comunità. Iole Matassa. Grazie Marco. Buonasera a tutti. Sono Iole Matassa e a breve compirò 38 anni. Sono laureata in comunicazione d'impresa. E lavoro da 11 anni in un'azienda che si occupa della vendita di energia e gas. Come ha già detto Marco, io sono cupellese d'adozione da 6 anni, quando ho scelto di venire a vivere qui per costruire la mia famiglia e per radicare la mia vita. Mi sono trasferita a Cuperlo quando stavo per diventare madre per la prima volta e oggi di figli ne ho 2 e se guardo loro vedo il futuro. Vedo dei futuri adolescenti di Cuperlo che la vivranno appieno in ogni suo mutamento e condizione. È per loro, quindi, e per tutte le nuove generazioni cupellesi che nutro l'auspicio che possano crescere in un paese vivibile, sicuro, compatto, civile, altruista e in cui siano fortemente radicati sentimenti come democrazia, onestà, legalità e senso civico. Per questo motivo... ho scelto orgogliosamente di entrare a far parte di questa squadra, prima in Cuperlo Democratica e poi nella lista Cuperlo nel Cuore, perché mi riconosco fermamente nei valori di legalità e democrazia che ci rappresentano, ma soprattutto vedo in Marco Antenucci l'incarnazione di tutti questi valori e mi sento di ringraziarlo per aver avuto fin da subito una totale fiducia nei miei confronti. Marco rappresenta per me e per tutti noi di Cuperlo nel Cuore l'onestà, la trasparenza e la democrazia. Ma non solo. Marco è una persona dotata di competenza, di umiltà e di umanità, caratteristica a mio avviso fondamentale per poter essere alla guida di una comunità. È una persona di cuore e noi non ci stancheremo mai di ripetere a gran voce questa parola e di mettere il cuore in ogni nostra azione. Azioni che si concretizzeranno in un programma solido.
in cui non vi racconteremo una favola sentimentalista o utopica, ma andremo ad esporre dei progetti fattibili e realizzabili. Come vi ho già detto, sono madre di due bambini e uno dei miei più grandi desideri è che quando cresceranno possano sentirsi fieri ed orgogliosi di essere cupellesi. Le nuove generazioni meritano questo, vivere in una comunità in cui possano sentirsi parte integrante e attiva e in cui possano avvertire la certezza dell'importanza della loro voce e del loro apporto. Il mio invito dunque è: poniamo i giovani al centro dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di un consiglio comunale dei ragazzi, che congiuntamente... Un consiglio comunale dei ragazzi che, assieme all'educazione civica nelle scuole, possa fungere da costola dell'amministrazione stessa. Perché se è vero che i ragazzi hanno bisogno di guide e di informazioni su ciò che riguarda Cupello, è altrettanto vero che l'amministrazione stessa può e deve appoggiarsi ai giovani ed aprirsi ai giovani. Lo statuto del comune di Cupello già disciplina questo tema, nello specifico nell'articolo 12. Il nostro obiettivo sarà quello di renderlo realmente una concretezza e di applicare realmente questo articolo. Un ulteriore investimento sui giovani e sulla ricerca di valori che spesso sono in crisi ma che sono alla base dell'ordinamento democratico è senza dubbio il servizio civile, che è un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. È un contributo allo sviluppo sociale, culturale, economico del nostro comune. È dunque fondamentale per noi costituire dei progetti da inserire nel programma del servizio civile universale, per dare i giusti mezzi ai giovani ragazzi, per sviluppare attivamente il senso civico, oltre alla cultura dell'empatia, della solidarietà, della coesione sociale che deve accomunarci tutti. Sarà nostro obiettivo inoltre provare a consolidare dei progetti di collaborazione tra imprese, enti territoriali, scuola e famiglie per orientare i giovani nelle loro future scelte lavorative, attivando dei canali di informazione e formazione attraverso lo sportello Informa Giovani, che è finalizzato ad incentivare le attitudini di ognuno, valorizzandole e offrendo spunti e mezzi ai giovani per scegliere e intraprendere i giusti percorsi. Io ho parlato di condivisione di valori, ma questa condivisione non può avvenire esclusivamente tra soggetti appartenenti alla stessa generazione, perché il giovane è prezioso alla comunità tanto quanto lo è l'anziano. È quindi fondamentale promuovere momenti di scambio intergenerazionale, anche attraverso la promozione di giornate tematiche in cui i più piccoli possano interfacciarsi con i più anziani e viceversa, per momenti di crescita individuali e collettivi condivisi e colmi di valore. Questo aspetto apre anche all'assoluta consapevolezza dell'importanza di collaborare attivamente con tutte le associazioni presenti sul territorio. Cupello vanta l'esistenza di numerose forme associazionistiche che arricchiscono il territorio e il tessuto sociale e che noi abbiamo il dovere di valorizzare e considerare il fiore all'occhiello della nostra comunità. Sarà fondamentale aprire ad una concreta collaborazione con tutte le associazioni, garantendo un'assoluta imparzialità e un accompagnamento costante agli adempimenti amministrativi, favorendo anche la nascita di nuove forme associazionistiche per accrescere il senso di appartenenza. Per far sì che una comunità possa crescere nella condivisione di valori e nel senso di appartenenza, ritengo che sia necessario anche un concreto progetto di inclusione sociale, per far sì che anche le minoranze etniche residenti nel nostro comune possano attivamente sentirsi parte integrante della comunità, possano sentirsi considerate e incluse nel tessuto sociale cupellese attraverso l'organizzazione di eventi che promuovano la multiculturalità, valorizzando le identità culturali delle minoranze, dando voce alla cultura d'origine per creare in definitiva una salda rete di condivisione e di appartenenza. Questo perché riteniamo fondamentale dare voce a tutti i cupellesi, dai più giovani ai più anziani, da coloro che sono cupellesi da generazioni ad altri che lo sono da meno. Penso che la politica, specie in una realtà piccola come il nostro paese, debba essere di totale disponibilità, collaborazione e apertura. Perciò la promessa assoluta che noi possiamo farvi è che sceglieremo sempre e solo dopo avervi ascoltato, incentrando fermamente la nostra azione su una parola chiave, il buon senso.
risponderemo con il nostro lavoro, per cui tutti voi sarete il nostro impegno. E per questo stasera io vi chiedo la nostra fiducia, la vostra fiducia, e di dare fiducia a Marco Antinucci. Vi ringrazio e buon voto consapevole a tutti. Che dire, io ho una sola frase, la propongo come candidata a sindaco fra 5 anni, a posto così. Passo a presentare il prossimo candidato, che è qui con noi, Silvio Forgione, un ragazzo che si è riscattato nella vita, ha lavorato con impegno, con dedizione, si spende lavorativamente parlando ogni giorno, lavora forse 3 turni al giorno lavorativi, lavora nel campo della sicurezza, è uno che ho visto in questi ultimi mesi che ci siamo conosciuti, si dà tanto da fare, mette in tutto quello che fa tanta buona volontà, tanta passione. Prego Silvio. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere intervenuti in questo importante evento. Io sono Silvio Forgione, ho 38 anni, sono un piccolo imprenditore cubellese e mi occupo di vigilanza privata e sicurezza privata da circa 20 anni. Quindi avete capito che il mio settore è quello che ho portato all'interno del programma. Insomma. Mi è stato chiesto di candidarmi e da... Mi è stato chiesto di candidarmi come da cubellese ho sentito il dovere di impegnarmi per il paese giustamente dove sono nato e sono cresciuto. Ho scelto di aderire al progetto di Cuballo nel Cuore e ho pensato di mettere la mia esperienza su questo delicatissimo settore che le amministrazioni comunali recenti hanno completamente ignorato a servizio della popolazione. E faccio dei casi ben specifici. Ci sono stati solo nell'anno del 2023 7 sinistri registrati, tutti nella stessa zona, al parcheggio in via Estonia nell'area dell'ex benzina, sinistri che non hanno potuto usufruire delle immagini di videosorveglianza perché il comune ha dichiarato che l'impianto era malfunzionante, quindi insomma sono stati spesi male i soldi del coso. Poi mi riferisco ai furti che sono stati fatti nelle zone periferiche del paese, soprattutto quelli in contrada reale nell'ottobre del 2023, quelli a febbraio nelle messe agricole in zona Montalfano e soprattutto in quella in contrada Ributtini, che addirittura è venuta di giorno. Questi sono punti che Cuballo è sprovvista sia di videosorveglianza che di vigilanza. E infatti noi sul programma abbiamo messo l'immediata valutazione dei punti ciechi del territorio, l'installazione di telecamere funzionanti H24, oltre all'adesione immediata al decreto che è stato emesso dal prefetto in aiuto ai comuni, che si chiama Mille Occhi sulla Città, che mette a disposizione le guardie particolari giurate come supporto della sicurezza pubblica. E questo non è a carico dei comuni, sia chiaro, ci sono dei fondi che coprono queste spese. Ma oltre a questo volevo spendere anche 2 parole per il nostro comando di polizia locale, che a oggi, visto il pensionamento personaggi eccellenti, si trova sotto organico e sprovvisto dei mezzi necessari per coprire la pattuglia del nostro territorio. Al momento contano 3 unità, troppo poche per coprire tutto, sia il paese che le contrade e soprattutto il tratto di Trignina, che fa parte del comune di Cuballo. Infatti io penso che la prossima amministrazione dovrebbe aprire un bando almeno per incrementare l'organico, perché teoricamente dovrebbe essere un agente di polizia ogni 700 abitanti, noi ne abbiamo 3 e uno dei 3 è anche prossimo alla pensione. Quindi. E questo è sempre da dimostrare che le precedenti amministrazioni non hanno tenuto conto della sicurezza del paese, che la sicurezza per loro è vista come una spesa, invece al mondo d'oggi secondo me è un'esigenza. In tutto questo ringrazio Marco perché mi ha voluto fortemente nella lista per le mie competenze. Ora scusate l'emozione, ma è sempre il primo rodeo. E sono qui oggi a chiedervi soprattutto questo, di appoggiare questa lista
anche perché uno dei punti principali è la sicurezza, e soprattutto nella sicurezza dobbiamo pensare al domani dei nostri bambini. Grazie Silvio, sono sicuro che ci metterai tutto l'impegno per rendere questa nostra Cuba più sicura e vivibile. Passo velocemente a presentarvi uno dei pezzi forti di Cupello. Abbiamo solo noi un candidato che rappresenta un'area importantissima del nostro territorio, che è Contrada Polercia. Contrada Polercia oggi è lasciata all'abbandono, non è valorizzata per nulla. È una contrada che ha tante caratteristiche, ha una bella area archeologica, è una zona turistica che potrebbe essere valorizzata, che potrebbe garantirci durante i periodi estivi, ma non solo, tanto turismo, tante persone che vengano a visitare la nostra comunità. E noi abbiamo scelto il nostro caro Nicola Pascucci perché lui è stato sempre presente nel rappresentare questa contrada. Si è impegnato in diverse giornate elettorali e ha sempre voluto portare attenzione per quest'area geografica della nostra comunità. Grazie mille. Grazie Marco, buonasera a tutti. Come già vi ha presentato lui, mi ripresento nuovamente. Sono Nicola Pascucci e tra qualche giorno 34 anni. La mia professione sono autista di pullman. Sono un ragazzo che da sempre si è sporcato le mani per costruire il proprio futuro, per realizzare i propri sogni con semplicità, onestà e con la faccia pulita. Non sono una persona che si siede e aspetta che lo chiamano per fare, sono sempre il primo che si mette avanti per promuovere, per andare avanti, per cercare di creare qualcosa di nuovo, per portare il mio contributo per la comunità. Ecco, al mio sì che ho dato a Marco, a far parte di questa bellissima squadra, scusate un po', per far parte di questa nuova squadra e questo bellissimo progetto che abbiamo, voglio rappresentare, sono il rappresentante della Contrada Polercia che mi ha visto crescere, nascere, non solo me ma ben la mia famiglia da 3 generazioni, e come ha già anticipato Marco ci sono tantissime problematiche nella nostra contrada, lasciate nell'abbandono più totale, dalla sicurezza stradale, la viabilità, i marciapiedi inesistenti, purtroppo dopo tantissime richieste, i rallentatori per il flusso veicolare rotti e mai reinstallati, l'area archeologica lasciata all'abbandono totale, rimessa in pulizia una sola volta l'anno quando vengono a fare le sfilate e le belle presenze. Per questo ho deciso di impegnarmi e di dare il mio sostegno per quello che posso a questa comunità, perché vivo Cupello, sono nato in questo paese e non lo abbandoneremo mai. Se ci darete la forza di andare avanti e di portare avanti il nostro progetto, è molto ampio, è fatto bene, è strutturato bene, perché è stato concepito con persone, tecnici, Marco è un tecnico molto qualificato nell'ambito delle abitazioni, nell'ambito di tutto. Dopo 5 anni di opposizione sa bene dove poter andare ad attingere fondi per andare avanti e per provare a fare qualcosa di buono per il nostro paese. Se ci darete la fiducia, noi ci impegneremo tutti quanti al massimo per fare qualcosa di buono. Buon voto a tutti e grazie. Come vedete, questa squadra ci mette il cuore, ci mette amore, passione in quello che fa. Ci mette tutto il suo impegno, ama Cupello all'ennesima potenza. È quello che noi sentiamo dentro, è quello che noi vogliamo
donare a tutti voi, l'amore e la passione per la nostra Cubania. Passo a presentarvi un'altra bellissima persona, una ragazza che vive con noi da tanti anni a Cubania, anch'essa una mamma, una persona molto solare, molto gioviale, una persona che quando ci stai a contatto ti esprime tante sensazioni positive, ti dà tanta gioia di vivere, tanta forza per andare avanti in tutti i percorsi immaginabili che la vita ti mette avanti. Questa persona è Selin Belfiglio e spero che possa prendere un po' il mio testimone. Io 5 anni fa mi candidai con la precedente lista perché volevo rappresentare una parte del mio territorio che è via Aragona, dove sono cresciuto, dove ho vissuto per più di 40 anni e dove ho vissuto la mia vita con amici, con persone a me vicine, conoscenti, con cui quotidianamente mi relazionavo e con cui vivevo appieno tutte le giornate. Spero che lei possa prendere questo testimone e possa far sì che via Aragona possa ritrovare lustro, possa ritrovare anch'essa una centralità nelle attività del nostro comune e della nostra comunità. Grazie Selin. Buonasera a tutti, grazie Marco per le belle parole. Mi presento, sono Selin Belfiglio, ho 33 anni e da quasi 19 anni vivo qui a Cupello. Sono mamma di 2 splendidi bambini e lavoro da 13 anni come addetta alle vendite e da quasi un anno come segretaria nella piscina comunale di Vasto. Il costante contatto e il dialogo con il pubblico mi hanno fatto sviluppare nel corso degli anni una forte spinta empatica e la capacità di mettermi a disposizione del prossimo. Inoltre, l'essere mamma, oltre che a riempirmi la vita, mi ha dato modo di partecipare attivamente a delle attività legate ai bambini. Dedicarmi all'altro mi ha sempre dato un'enorme soddisfazione. Per questo motivo ho accettato con entusiasmo di candidarmi nella lista Cupello del Cuore, riconoscendomi appieno nei valori di questo gruppo, quali la condivisione, l'apertura al prossimo e al dialogo con esso, e soprattutto l'onestà. Dedicarmi al prossimo è un'attività che si può e si deve attuare, partendo dal territorio e dal tessuto urbano di Cupello. Come detto da Marco, io vivo in via Aragona, che negli ultimi periodi è stata protagonista di discussioni e di dibattiti a causa della pericolosità del tratto di viabilità che la interessa. Credo sia giunto il momento di metterla definitivamente in sicurezza e valorizzare l'intera area, rendendola anche decorosa. Tutta Cupello merita di avere più decoro attraverso la pulizia e il ripristino degli spazi pubblici, mediante la sensibilizzazione alla cura e riqualificazione degli spazi privati, l'installazione e la messa a dimora di piante e arboree, sia nei viali che nei giardini, la riqualificazione dell'arredo urbano, mediante il ripristino e l'installazione di panchine, cestini per i rifiuti, tutto per poter migliorare la vivibilità del territorio. È fondamentale inoltre migliorare la visibilità dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, nonché la corretta individuazione e delimitazione, garantendone l'utilizzo anche a persone diversamente abili. Riqualificare il tessuto urbano rende migliore l'intero paese e la percezione che si ha di esso. Rendere Cupello migliore è quello che tutti noi oggi abbiamo realmente bisogno. Prima di concludere, volevo dire 2 parole su Marco Antenucci, il nostro candidato a sindaco, e perché sceglierlo secondo me. Oltre ad essere una persona rispettosa, piena di principi e di valori sani, lui è per me il sindaco più giusto. Perché se tutti voi avreste visto l'impegno, la tenacia che ha impiegato per mettere su questo gruppo, nonostante le mille difficoltà che ha incontrato, nonostante gli ostacoli, l'arrivismo di alcune persone, allora sì, non avreste nessun dubbio
sul voto e la scelta giusta da fare. Ed è con questo stesso suo coraggio che vi chiediamo di darci fiducia. Grazie a tutti e scusate l'emozione che questa sera mi ha fatto da padrona. Grazie Selin, come avete visto Selin è una ragazza molto, come ha detto lei, giustamente empatica, è una persona molto cordiale e serena e felice. Ha toccato due punti molto importanti, penso, del nostro programma, che sono quelli dell'invertimento della nostra città. La nostra città è andata negli anni degradando dal punto di vista della parte verde, verde viva, degli alberi, della piantumazione, dei fiori che sono presenti nel nostro tessuto urbano. Abbiamo perso tutto, ogni volta, ogni giorno e ogni anno si vedevano tagliare degli alberi, delle piante e venivano sempre meno ai nostri occhi. Gli alberi, le piante, i fiori sono la cosa più bella che la natura ci ha concesso e credo che siano la cosa più bella che vada valorizzata sul nostro territorio. Non possiamo scordarci di loro, dobbiamo incidere in tal senso. Credo che le opportunità ce ne sono e sono tante, non c'è bisogno di avere un bilancio florido per poter rimettere piante, per poter rimettere il verde sulla nostra città. Tanti anni fa con il Consorzio Civeta abbiamo avviato un percorso con la Forestale, ci sono tanti enti come essa e come anche altri enti sovracomunali che garantiscono la concessione gratuita di tutte queste realtà. Quindi basta chiedere, basta andare a bussare alle porte di chi ci può dare la possibilità di garantire per la nostra cupello una vivibilità maggiore, un verde, una serenità migliore. Ha toccato ulteriormente un altro punto molto importante, quello della percorribilità del nostro paese, sia dal punto di vista pedonale, ciclopedonale, e sia dal punto di vista veicolare. Noi siamo molto sensibili a questo aspetto e abbiamo messo in più punti del nostro programma voler favorire la realizzazione di piste ciclopedonali anche a misura di bambino per garantire a tutti i nostri ragazzi di percorrere la nostra città, ma così oltremodo di permettere a tutte le realtà limitrofe del nostro paese, come la zona artigianale, come Contrada Polercia, che rappresentava prima Nicola, ma come tutte le altre situazioni un po' più lontane dal centro di Cupello, di raggiungere questo centro pulsante del paese, di raggiungere le scuole, di raggiungere le poste, di raggiungere il comune, anche senza prendere il veicolo, senza prendere la macchina. Vorremmo garantire tutto ciò facendo tanta realizzazione di queste nuove piste ciclopedonali anche sostenibili. Lo vorremmo fare senz'altro non con il bilancio, è normale, purtroppo sappiamo tutti che il nostro comune si trova in una situazione molto particolare, ma sono sicuro e certo che negli enti sovracomunali, nella regione, nei ministeri, ci sono tanti finanziamenti pronti ad essere presi e utilizzati per garantire tutto ciò per il nostro paese. Passo senza ulteriore indugio a presentare un elemento della squadra che ha grandi capacità, una persona di spessore, non me lo sarei mai immaginato. Gli ho fatto la corte per 2 o 3 mesi in questo ultimo periodo, ho cercato di spronarlo a partecipare a questa competizione elettorale e alla fine, grazie a Dio, ci sono riuscito. Mi ha stupito per le sue capacità di dialogo, di esposizione, mi ha stupito per la sua cultura. È una grande persona, di un grande spessore, ed è Marco D'Alessandro. Allora, buonasera a tutti, grazie Marco per le belle parole, anche se mi dici che non te lo saresti mai aspettato, insomma. Va bene, per chi non mi conosce, sono Marco D'Alessandro e non sono proprio nuovo di questa esperienza, però sono un po' di anni che ho preferito tenere sempre, rimanere qualche passo indietro. E insomma, chi mi conosce lo sa che se questa sera sono qui, evidentemente il motivo è molto importante.
e bisognava scendere in campo. Marco diceva, per qualche mese insomma abbiamo parlato, per qualche anno forse abbiamo parlato, a dire la verità, perché questo progetto deve essere ribadito, perché se no non è chiaro. Non è un progetto che nasce ora, è un progetto che in realtà è stato studiato, si è parlato per anni di presentare a Cupello una lista credibile che potesse competere per poter amministrare meglio questo comune. Ora, ripeto, per chi mi conosce sa che se c'è il mio impegno, evidentemente il progetto è importante. Io, come tutti noi, abbiamo preparato un discorso, ma faccio fatica, non sono una persona da discorsi letti, diciamo che preferisco non improvvisare perché sarebbe anche sbagliato, però parlarvi di quello che è il nostro progetto e spiegarvi il perché questo progetto è importante. Innanzitutto quello che mi preme e dirvi che questo paese è chiamato l'8 e il 9 a fare una scelta molto importante, mai come quest'anno la scelta è importante. Questo paese presenta tre liste, queste tre liste non sono come è stato rappresentato, come sarà rappresentata nelle prossime settimane, una lista di centrodestra uscente e due liste di centrosinistra. Sono tre liste completamente diverse tra loro. Deve essere chiaro questo, perché è un passaggio fondamentale per togliere ogni dubbio. Dicevamo, il progetto di presentare una lista credibile in questo paese, questo è il progetto. Quello che vedete qui, avete visto comunque delle persone che ci stanno mettendo impegno, delle persone che hanno delle capacità, a partire dal candidato sindaco Marco Antenucci. Parliamo, è stato già detto ma va ribadito, stiamo parlando di un tecnico, una persona che ha già lavorato all'interno dell'amministrazione, ha fatto opposizione per cinque anni ha lavorato per questo paese, e questo deve essere chiaro, perché se questo non lo ribadiamo facciamo un torto alla giustizia. E insomma, non voglio essere ripetitivo, però dicevamo tre liste. C'è una lista che è quella che ha amministrato negli ultimi 5 anni. Qualcuno, facendo lo spiritoso, dice che è una lista che amministra un po' di più, forse non lo so se è corretto, la lista è al primo mandato, diciamo. Insomma, si sono ripresentati come giusto che sia, e l'obiettivo dichiarato nel loro programma è quello di continuare nel solco tracciato. Ora lascio a voi il giudizio su quello che è stato il solco tracciato negli ultimi 5 anni. Io non voglio infierire, però è ben chiaro a tutti che qualche problema a livello amministrativo in questo paese c'è. Io l'ho definita pochezza amministrativa. E siete voi che dovete giudicare, giudicatelo se è il caso di andare avanti con questa amministrazione, con l'amministrazione uscente. C'è un'altra lista, che è quella, la devo nominare, mi spiace, Officina Cupello. Vi dicevo, non sono due liste di centro-sinistra, sono tre liste completamente diverse. Officina Cupello nasce dall'impegno di ex amministratori, di consiglieri comunali, di persone che hanno lavorato, che sono impegnate per presentare una lista, che a un certo punto hanno subito quello che nel gergo calcistico si chiama tackle, sgambetto, sono state estromesse da quello che era la legittima ambizione di andare a presentare un'alternativa politica. Queste persone sono qui dietro. Quindi mi rivolgo a quelli che ho sentito questi giorni cercando legittimamente qualche voto. Qualcuno mi ha detto, ma così insomma abbiamo diviso il centro-sinistra. No, cari, il centro-sinistra
come lo intendevamo una volta, non esiste più, non è quello. Ci sono tre liste. Officina Cupello oggi non è il centro-sinistra, è una lista legittimamente estrema di persone diverse tra loro, che hanno avuto forse l'ambizione più alta, quella di andare a governare un paese senza un discorso democratico, senza l'appoggio di nessuno. Insomma, queste persone, giudicatele voi se sono degne di un voto. Io non voglio espormi di più. E dicevamo, la terza lista, la numero due, diceva, perché e quella sarà la seconda lista sulla nostra scheda di voto, è quella di Marco Antenucci. Ora, se sono qui e ci metto la faccia, sappiatelo, evidentemente questo ragazzo, che io conosco da un po', lo conosco prima che succedesse tutto quello che è successo, merita la fiducia. Dobbiamo lavorare tutti. Quando uscirete di qui mi è stata consegnata una brochure dove ci sono i punti del nostro programma. È importante che tutti voi vi dovete rendere portavoce di questa iniziativa, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto. Dobbiamo far capire che questo paese ha bisogno di queste figure. Ora, dicevamo, vorrei non nominare, perché sarebbe ingiusto e importante, perché io in questi mesi ho conosciuto delle figure che non conoscevo personalmente, tra cui Michele, insomma, e vorrei nominarli, perché dovete comprendere che queste persone erano nel comune, hanno lavorato nell'opposizione. Cioè, non è che siamo qui, mi è stata fatta una critica, ma loro non sono esperti. Queste persone hanno già lavorato all'interno del comune. Deve essere chiaro anche questo. Mi rivolgo, ripeto, ieri sera ho avuto uno scambio con alcune persone che criticavano l'operato. Ho detto, guardate che quelli hanno fatto opposizione, non era l'amministrazione. Sia chiaro questo. Politicamente deve essere chiaro che va data l'opportunità a chi non ha amministrato di dimostrare che può amministrare un paese. Deve essere chiaro. Ora, sono i capi precedenti, sono esperti. Ma infatti è questo un punto che deve essere chiaro. Perché è una cosa che ho ricordato in meno. Se passa 5 anni è tardi. Ora, tornando a quello che abbiamo deciso di fare questa sera abbiamo deciso di esporre tutti quelli che sono i punti del nostro programma, e molti sono stati già trattati, tra cui quello che abbiamo discusso, un punto in particolare che abbiamo discusso in queste settimane, è stato quello di restituire il decoro a questo paese. Parliamo di decoro urbano, sia del centro storico che delle periferie. Perché questo punto è importante? E questa è una cosa importante veramente, perché negli ultimi decenni, e non parlo degli ultimi 5 anni, abbiamo assistito a un progressivo degrado di quello che è il nostro paese. Parliamo di piccoli interventi che molte volte non necessitano di risorse. Stiamo parlando, prima lo dicevamo, questo paese ha bisogno dell'attenzione degli amministratori. Dobbiamo tornare nelle strade per verificare dove ci sono delle problematiche, siano esse i marciapiedi, siano esse la pulizia, siano esse i rallentatori, ne abbiamo parlato. Dobbiamo tornare nelle strade per verificare quelle che sono le problematiche. Abbiamo parlato prima di Civita. La pulizia di questo paese è un punto veramente disarmante. Si è lavorato poco e male. L'amministrazione deve tornare a imporre il suo volere per garantire una corretta, puntuale pulizia delle strade, siamo esse del centro storico e della periferia. Abbiamo discusso su questo punto in particolare. Marco è un tecnico, è titolato a parlarne. Non parliamo qui. Se ne abbiamo parlato è perché abbiamo le competenze per poterne parlare.
Abbiamo discusso, ci sono contratti in essere, il comune quindi che cosa fa? Questa amministrazione, quella che l'8 e il 9 voi dovete andare ad eleggere, è chiamata a far rispettare i contratti, migliorarli, andare a imporre quella che è la volontà del comune, e in questo punto mi associo a quello che ha detto Senin. Abbiamo bisogno che questo paese torni ad avere cestini per strada, la differenziazione deve essere fatta per strada. Abbiamo parlato di tantissimi punti, oltre ai cestini, abbiamo parlato, io ho fatto delle altre proposte, ma insomma io non voglio annoiarvi più di tanto perché sarebbe inutile, i punti sono veramente tanti e noi dobbiamo lavorare per migliorare questo paese. L'alternativa è il solco tracciato, ovvero di pochezza politica. Ora, un'altra cosa che non dobbiamo parlare perché è importante farlo, le aree verdi, io ripeto, sono padre di tre figli, ho una famiglia numerosa per i tempi, insomma. Questo paese ha un problema serio con le vigliette comunali. Mi spiace dirlo, ma si è lavorato veramente poco e male. Questa amministrazione, con Marco Antenucci sindaco, io personalmente mi impegno, qualora eletti dall'8 al 9, mi impegno per restituire decoro a tutte le ville comunali di Cupello. Quello che sta avvenendo in alcune ville, che è avvenuto negli ultimi, ripeto, decenni, perché la realtà è quella, è di un progressivo abbandono della pulizia, mancano giochi, mancano panchine, mancano alberi, l'abbiamo detto fino a prima. Questo comune è stato miope, non ha visto, non ha voluto vedere, non ha le competenze probabilmente, non vuole vedere. E quindi noi che cosa possiamo fare? Possiamo garantire il massimo impegno, per intercettare tutti quelli che sono i fondi. Marco è un tecnico, sa già dove andare ad agire. Dobbiamo intercettare i fondi per realizzare questo. Parallelamente c'è un altro concetto, ripeto, i punti sono veramente tanti, abbiamo veramente tante cose da fare. C'è un altro concetto importante che ritengo che debba essere affrontato. Siamo fermi a un'individuazione delle aree verdi in questo paese, probabilmente di 50 anni. Questo paese, questa amministrazione, qualora eletta, si impegna ad individuare nuove aree verdi, siano esse per parchi giochi, siano esse per la convivialità, per i nostri anziani, per i nostri ragazzi. Non è normale che la nostra comunità abbia delle aree verdi pensate 50 anni fa, quando magari il centro urbano era più piccolo, insomma. E questo è un punto che noi ci impegniamo, siamo d'accordo, ne abbiamo parlato. E in ultimo, su questo discorso, che devo essere sintetico, però mi preme ancora, sono due punti importanti che devono essere affrontati questa sera, perché poi ne riparleremo nel corso della campagna elettorale. Una è quella dell'arena comunale, che si muove parallelamente a quelli che sono i nostri parchi urbani. Io non ricordo l'ultima manifestazione che a Cupello si è svolta nell'arena comunale. Mi dovete aiutare perché io faccio veramente tanta fatica, è un cantiere da 4-5 anni, non so. Un'amministrazione mi suggeriva Marco, ne abbiamo parlato, abbiamo discusso dei nostri problemi, di quello che dobbiamo fare. Un'amministrazione attenta avrebbe provveduto a differenziare quelli che sono i pacchetti del cantiere per restituire immediatamente quella che è la fruibilità dell'arena comunale. Ci sono intere generazioni di ragazzi a questo paese di Cupello che non hanno mai vissuto quello che è l'attrattività di questa zona. Noi ci impegniamo, questa amministrazione si impegnerà a rendere fruibile immediatamente almeno la parte più bassa dell'arena comunale. E un altro punto, e qui chiudo, così do la parola agli altri. Lo so, avete ragione, ma c'è tanto da dire. Sono due punti molto, molto piccoli, molto piccoli. Uno è personale ancora mio. Ci impegniamo
a rivedere quella che è Piazza Garibaldi. Questo è un impegno di questa amministrazione. E poi ci impegniamo anche, un altro impegno mio personale e dal punto di vista sanitario, Marco, ne abbiamo parlato. Noi in questa amministrazione si impegnerà affinché venga, si facciano tutte quelle che sono le persuasioni per poter far sì che venga rimessa in questo territorio la guardia medica notturna. Non è normale che a Cupello non ci sia una guardia medica notturna. Finiamo qua. Dove i capi non vigilano, gli si disturba la palla. Dobbiamo essere sintetici. Esatto. Facciamo terminare allora, Marco, che sennò... Io vi chiedo un voto, l'8 e il 9, per Marco Antenucci, l'unica scelta giusta. Grazie. Grazie Marco. Come vi dicevo, una persona veramente che ha tante caratteristiche e tanti errori. Ha una capacità di esposizione importante ed è una persona che anch'essa va valorizzata con forza per questa nostra comunità. Passo velocemente la parola a Patrizia Di Giacomo, è una ragazza che viene qui a rappresentare un po' le dinamiche di Montalfano, una ragazza giovane anch'essa, una mamma di famiglia, una ragazza che si è spesa sempre per dare qualcosa di più ai ragazzi e ai giovani. Prego Patrizia. Buonasera a tutti, grazie Marco per la fiducia in primis. Sono Patrizia Di Giacomo, ho 36 anni, sono diplomata in ragioneria, attualmente lavoro come parrucchiera. Questa è la mia prima candidatura per cui non ho esperienze pregresse, ma questo non ha frenato la mia volontà nel mettermi in gioco per il mio paese. Prima di accettare di entrare a far parte di questo bel gruppo, ho partecipato a diversi incontri in cui ho avuto modo di conoscere persone con idee innovative, con una gran voglia di cambiare la situazione di Cupello, mettendoci il cuore e dando il giusto valore al proprio impegno. Non a caso, il simbolo che contraddistingue la nostra lista è un cuore. Questa è stata la ragione che più di ogni cosa mi ha spinta ad accettare questa mia prima candidatura. Uno dei punti del nostro programma elettorale a cui tengo in particolar modo è quello riguardante i giovani e i bambini. È per loro che sento il dovere di impegnarmi a creare un paese piacevole e fruttuoso. Vivo a Cupello, a Montalfano per l'esattezza, contrada che mi trovo qui a rappresentare, da circa 27 anni e sin da piccola ho sempre sentito il desiderio di poter avere spazi, progetti che potessero far crescere noi giovani. Ma non avendo nulla, dopo le elementari, scelsi di frequentare le scuole nella vicina San Salvo. Ora che sono mamma, vivo nuovamente questo disagio e mi chiedo cosa offre Cupello per i giovani, ma soprattutto per i residenti a Montalfano. Poco o nulla, costretti a spostarsi con i propri mezzi a Cupello o addirittura San Salvo. L'attenzione ai giovani deve concentrarsi tenendo presente ciò che più caratterizza l'essere adolescenti, bambini, ovvero l'entusiasmo e la necessità dello stare insieme e condividere momenti di svago. Ed è per questo che voglio impegnarmi affinché si possano potenziare i collegamenti da e per le varie contrade, in modo tale che i giovani possano prendere parte alle varie attività sportive e non, anche autonomamente. Incrementare l'offerta di attività sportive già presenti e perché no crearne di nuovi. Promuovere associazioni che rappresentano uno strumento vitale per la cittadinanza, ma soprattutto per i giovani. Individuare spazi e luoghi ricreativi di aggregazione e di promozione culturale che possano favorire la condivisione e lo scambio di idee. Uno sguardo sarà rivolto anche ai luoghi ricreativi già presenti, come ex parchi giochi, monitorando costantemente la loro sicurezza, nonché la manutenzione e l'accessibilità. Sarà nostro interesse, inoltre, consentire l'apertura di luoghi di ristoro nei parchi più grandi affinché possano fungere da controllo degli stessi e al fine di accrescere l'interesse delle famiglie alla partecipazione alla vita sociale e alla condivisione. Quello che mi preme dire è che desidero rappresentarvi con la massima umiltà e disponibilità, essendo, ripeto, alla mia prima candidatura. Credo sia giusto farsi conoscere per quello che si vuole fare. Per questo, oggi,
vi chiedo la vostra fiducia perché credo fermamente che Marco Antenucci sia il sindaco giusto per Cupello, affiancato da una squadra che dà il giusto valore all'impegno. Desidero che tutti i cittadini cupellesi, nessuno escluso, possa gridare a gran voce Cupello nel cuore. Grazie a tutti. Grazie Patrizia, non mi dilungo di più perché siamo un po' troppo lunghi, troppo in là con i tempi. Passo subito a presentare un caro amico. Con lui ho passato un po' tutta la mia vita, lo conosco dall'infanzia, da quando avevamo 12-13 anni. È un amico caro con cui ho condiviso tanto, tanti percorsi, tanta gioia e tanti dolori. È una persona che per Cupello si è sempre spesa e si è data sempre per garantire qualcosa di più, qualche cosa più forte per tutti noi. È una persona che nello sport ha dato il suo impegno maggiore. Oggi a 45 anni sembra ancora un giovanotto, se gli toccate i muscoli e il petto è formidabile, si fa 200 pressioni al giorno, 200 addominali, quindi fa come un treno. Prego Cristian Natale. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Sono Cristian Dandario, ho 44 anni, non 45. Già me l'avevo lungo. Sempre classe 79. Sempre classe 79. Basta. Quando Marco mi ha proposto di fare parte della squadra, Cupello nel cuore, ho accolto la sua offerta con grande entusiasmo, in quanto le idee volte al miglioramento del nostro paese mi hanno convinto di essere nel posto giusto. Nella squadra Cupello nel cuore ho visto grande interesse, forza e determinazione per ridare vita e valore al paese. Conosco Marco da molto tempo e il suo percorso di vita si è sempre incentrato su tre punti fondamentali: il rispetto, la determinazione e la lealtà, valori da non sottovalutare. Con sani principi e una morale integra, ha sempre improntato i suoi progetti per la crescita e la valorizzazione di questo paese, rispettando il territorio e in prima persona le persone che in essi vivono. Il mio contributo affonda le sue radici nel potenziare la nostra comunità, mettere in luce quelle caratteristiche che possano aiutare il cittadino a ritrovare il suo benessere quotidiano. Il cambiamento è un punto di partenza per scoprire nuovi potenziali futuri e nel mio caso vorrei approfondire un tema a me caro, quello dello sport, in quanto svolgo questa passione da quando ero piccolo. Lo sport è un punto focale per l'aggregazione, lo scambio culturale e l'inclusione e per far sì che i nostri giovani possano avere la possibilità di crescere attraverso le attività sportive e abbiano bisogno di abbiamo bisogno di investire su progetti e infrastrutture preesistenti che possono incrementare nuove attività oltre al calcio, come il pattinaggio, pallavolo, tante attività che questo paese aveva e non ha più. Provate a pensare per le famiglie quanto è difficile per i figli, una persona anziana, per qualsiasi persona, spostarsi per fare attività fisica. Il tempo che ci vuole e il denaro che uno spende per spostarsi da questo paese, dove sono soltanto due attività, il calcio e il tennis. Programmare e potenziare l'offerta sportiva comporterebbe la nascita di un nuovo percorso ricco di successi per i nostri giovani e per il nostro paese. Ogni cittadino
deve sentirsi parte integrante della propria comunità. Per questo sono fiero di poter contribuire, insieme alla mia squadra, alla rinascita del nostro paese attraverso questo nuovo progetto, Cupano nel cuore. E tutto questo sarà possibile soprattutto grazie al vostro supporto. Grazie, grande amico mio. Passiamo velocemente a presentarvi un pezzo forte della nostra squadra. Una donna che in questi anni ha combattuto con tenacia, con caparbietà. Una donna che rappresenta, a mio avviso, l'unica vera espressione del Partito Democratico a Cupello. Lei è stata la persona che ha rappresentato in questi anni vivamente questo percorso politico, si è spesa con forza per ridare consistenza a questo partito. Premetto che io non sono tesserato comunque al Partito Democratico, perché sono la persona più civica e lei mi bastona tutti i giorni perché me ne dice di tutti i colori. Però lei è stata in grado con forza, con tenacia, di riportare in questo paese un partito che forse 3-4 anni fa contava 3-4 tesserati. Oggi a Cupello c'è un circolo del Partito Democratico che conta ben 54 iscritti. Purtroppo, come ben sapete, avete conosciuto le dinamiche, sono un po' particolari, molto probabilmente ci spenderà su qualche parola lei. E siamo arrivati ad ottenere ben 54 iscritti, ma vi posso garantire che ben 37 dei 54 li ha tirati fuori lei, con l'impegno, con la devozione, con la forza e la passione in questo percorso. È una grande donna, con grande forza e con grande coraggio, ed ha tante capacità, e non poteva che essere in questa squadra, non poteva che essere in questa competizione. Prego, grazie alla Costantina. Cupello è il mio paese e lo sarà per sempre, è il paese dei miei figli, è un paese a cui tengo perché è un paese che ho nel cuore. Grazie a tutti voi per essere qui, è un onore vedervi, è un onore che ci date, perché noi ci stiamo mettendo tutto l'impegno perché questo paese possa cambiare. La nostra è una lista ed è il frutto di un pensiero serio, un progetto serio. Siamo un gruppo qualificato, come avete potuto vedere, di donne e uomini. C'è chi ha le prime armi e c'è chi ha già un'esperienza amministrativa. Un gruppo omogeneo che rappresenta bene la nostra realtà. Io sono stata la promotrice di questo progetto insieme a Marco, Michele, Giulio, Rita e tanti altri amici. Ci abbiamo creduto fortemente. Noi non siamo la terza lista come ci definiscono gli altri. Noi abbiamo un progetto che portiamo avanti da 5 anni. Sono gli altri. Sono gli altri che sono usciti fuori e si sono divisi da noi. Non siamo noi che siamo andati via. Non abbiamo condiviso le scelte politiche successive che hanno portato quelli che sono arrivati dopo. Un mea culpa me lo devo fare, sì, me lo devo fare, perché mi sono fidata di persone che credevo amiche. Mi sono fidata di chi è stato accolto a braccia aperte, pensando che potesse essere un valore aggiunto, e ignari di tutto ciò che si stava svolgendo alle nostre spalle. Ma come si dice, il lupo perde il pelo ma non perde il vizio. Questa scelta politica ha portato delle ripercussioni sulla mia vita privata, sulla mia persona, perché sono stata attaccata, denigrata, mi hanno tolto il ruolo che avevo, con orgoglio.
faccio parte della vera storia politica di Cupello, in tutte le sue sfaccettature. Mi hanno tolto la sedia da sotto al sedere. Con mozioni di sfiducia, con azioni disciplinari come se io fossi un delinquente qualunque. Io che mi sono rimboccata le maniche per ridare il giusto valore alla politica locale e quella del territorio. Puoi farti anche chiamare segretario, ma solo a parole. I veri sentimenti li porti nel cuore, con orgoglio e onore, senza speculare ai quattro venti. Il nostro progetto nasce per ridare dignità al nostro paese, che si trova in una seria crisi amministrativa, non criticando soltanto, ma sviluppando progetti, programmi e dando le soluzioni ai problemi. È facile parlare e scrivere su Facebook, ma le soluzioni quali sono? Tutto questo però è possibile farlo insieme a voi. Siete voi, cittadini, protagonisti delle scelte future. Cupello ha bisogno di partecipazione, ha bisogno della passione, della sua gente. Cupello ha bisogno di nuove idee e di persone che si battono per realizzarle. Ecco la risposta perché mi sono candidata. Ecco la risposta perché sono a fianco di Marco Antenucci da sempre. Perché lui è la persona migliore che può rappresentare Cupello con tutti noi alle spalle. Perché noi lo sorreggeremo sempre. Bisogna essere costruttivi, non distruttivi. Brava. Come ciò che sta succedendo in questi giorni. Dobbiamo unire, non dobbiamo dividere. Non vogliamo più la politica dell'odio, del rancore. Vogliamo che a Cupello torni la pace. Brava. E torni la serenità. Perché la buona politica è un'arte nobile che va usata per mettersi a disposizione di tutto il popolo e non per interessi personali. Ognuno di noi non ha bisogno di nulla, ognuno di noi ha un lavoro e una famiglia, ognuno di noi non ha scheletri nell'armadio, ci possiamo guardare allo specchio e dire: non mi possono dire niente, non ho nulla dietro di me. Invece di chi ha un cimitero sotto il letto. Basta, non permetteremo più a nessuno di denigrarci, di sminuirci, accusandoci di personalismi. Nessuno di noi ambisce a fare che cosa. E poi, pur volendo, in politica è così, si cresce. Se qualcuno ha un desiderio, qualcosa, ma perché è una colpa questa? Io credo di no, è un percorso normale della politica. Mi hanno accusata di essere dalla parte della destra, perché io parlo con tutti, sono amica di tutti, non ho rancori con nessuno e per questo mi hanno etichettata. Mandano messaggi, fanno di tutto, accusandoci e denigrando le nostre persone. E colgo l'occasione per ringraziare chi ha avuto un pensiero nei miei confronti, messaggi, telefonate, di solidarietà, perché credetemi, quello che mi è successo è stata una cosa mai vissuta, forse da nessuno in precedenza. E devo ringraziare la mia famiglia che mi è stata vicino, devo ringraziare Marco, Michele, Giulio, Rita che mi sono stati vicini. Io spero che ci capiate, che il nostro progetto vada avanti, perché è veramente un progetto serio che già è stato esposto dai miei cari amici. Sì, perché adesso loro sono dei veri amici, cari amici. Abbiamo fatto una squadra, abbiamo conosciuto delle persone fantastiche e ringrazio loro per essere vicini a noi e per far parte di questa nuova squadra. Ringrazio di nuovo tutti qui per la presenza, ci impegneremo, lavoreremo come abbiamo sempre fatto, perché sono anni che lavoriamo,
Non è oggi, non siamo usciti come funghi, sono anni che lavoriamo per questo progetto. Marco e Michele! Marco e Michele all'interno del Consiglio Comunale, noi altri dall'esterno. Ma è stata una sintonia, a volte anche con qualche bisticcio, perché con Marco tante volte ci siamo beccati, però alla fine ritroviamo sempre quel senso di serenità che ci appartiene, perché noi siamo persone umili, semplici, trasparenti. Questo è quello che ci contraddistingue dagli altri, sì. Quindi vi chiedo di votarci. Vi chiedo di votare Marco come candidato sindaco, perché è la persona migliore che ci possa rappresentare. Vi ringrazio di nuovo e buon voto a tutti. Ecco, è tutto quello che vi dicevo, no? Una donna forte, con un carattere irrefrenabile. Passo velocemente a presentare, anche se per ultimo, ma con un cuore grande, un grande personaggio della nostra squadra. È un ragazzo, ormai si è fatto un po' di ricchi, comunque, non fa niente. È una persona splendida che veramente in tutto quello che fa c'è una vivibilità, una serenità. Michele D'Alberto. Grazie Marco, buonasera a tutti, ti ringrazio per le bellissime parole che mi hai appena detto. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti per la presentazione della nostra lista Cubello nel cuore con Marco Antenucci, candidato sindaco. Volevo iniziare con una piccola riflessione, chiudo subito perché non voglio dilungare e parlare di altro, ma voglio smentire attacchi che sono stati fatti sia sul gruppo che sulla mia persona. Ci sono persone che non si limitano a fare semplicemente campagna elettorale, ma gettano fango su di noi inventandosi questioni esistenti. Scusate, ma era giusto togliermi questo peso e fare chiarezza, visto che sono stato citato. Oggi la politica si fa dimostrando del vero carattere, del vero impegno che sei, non gettando fango sulle persone per strappare qualche voto a qualche persona, anche perché poi nel corso degli anni le dimostrazioni vengono a galla. Sicuramente tanti di voi mi conoscono per le attività politiche ed extrapolitiche come lo sport e la parrocchia. Mi chiamo Michele D'Alberto, sono vissuto per 33 anni a Montalbano, poi mi sono sposato, mi sono trasferito in Contrada dei Puntini, dove attualmente vivo con la mia bellissima moglie e i miei due splendidi bambini. Sono rimasto sempre molto legato alla mia terra natale, Montalbano, perché io, la famiglia, i miei fratelli, i miei parenti, i miei amici. Infatti, tutte le domeniche prendo la mia chitarra e mi rivo proprio a Montalbano per animare la celebrazione della messa della nostra piccola e importante chiesetta. Sono un ragazzo che conosce e vive quotidianamente entrambe le contrade, conosce le sofferenze, le peculiarità di questi territori. In questi anni, tra i banchi dell'opposizione, ho portato all'attenzione proprio le difficoltà che gli abitanti delle contrade riscontrano, cercando nel piccolo di portare la loro voce in comune. Sappiamo tutti oggi le difficoltà che vivono le nostre contrade. Sicurezza, problema della scarsa illuminazione e della scarsa manutenzione, marciapiedi, strade rovinate, erbacci crescono a vista d'occhio, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale, randagismo, rallentatori inadeguati, ora li abbiamo fatti togliere perché tanta gente si lamentava perché andava di continuo al commisso a riparare le gomme, non ce la facevano più. Problemi sulle reti fognarie, problemi legati ad oggi all'irrigazione dell'acqua, che è un punto che diciamo riparte da questo periodo e chissà quanto tempo ci condizionerà. Telecamere nei punti mirati, aggregazione zero. Vogliamo parlare della toponomastica? Problemi Stogit. Problema sulla Stogit, e qui apro una riflessione. Il problema Stogit, SNAM, AGI, come vogliamo chiamarla, non è di oggi, ma di bensì di 30-40 anni fa, quando a Montalbano si sversava
gasolina per palloni e quanto nei nostri palloni sversava acqua gialla. Quella caduto zolfo che o per errore o per volontà si sversava. A quell'epoca io avevo 7-8 anni. Coloro che amministravano Montalbano, la nostra comunità, sono facilmente identificabili, ancora oggi, perché sono vivi. Mi viene da dire, quando queste persone facevano polemiche contro la SNAP oggi, dove stavano ieri? Io sono convinto che il nostro territorio è stato danneggiato, ma non è oggi, perché oggi si sta cercando di mettere in sicurezza il nostro territorio. Mi ricordo quando andavo a scuola con il bussino, dovevamo metterci il fazzoletto davanti al naso, ci bruciavano gli occhi. Perché tacevano allora? Ora si vuole cavalcare una polemica, si vuole cavalcare un problema per fini politici e strumentali. Ma di soluzione non ne vedo ancora. Come gruppo di minoranza abbiamo avuto un'interlocuzione con i vertici della Stogit per l'installazione delle centraline per il monitoraggio dell'aria. Qui il sottoscritto Marco Antenucci, candidato a sindaco, ha presentato dei progetti, si è speso per trovare la ditta. Abbiamo avuto un'interlocuzione con la Stogit dove loro erano disponibili a finanziare. Abbiamo fatto il progetto ed è stato abbandonato. Oggi la comunità chiede sicurezza perché le problematiche si stanno ripercorrendo sul nostro territorio. Per non parlare della rete urbana, lascia desiderare, per essere stato fatto in modo anomalo e grossolano prima delle elezioni del 2019, con il minimo indispensabile. In questi anni sono stato molto attento e vigile su tutto. Proprio per questo volevo ricordare la questione della raccolta del sabato. Teoricamente noi delle contrade pagavamo un servizio della raccolta del sabato e sabato non passava nessuno a ritirare questa raccolta. Ma non è colpa nostra, nessuno lo sapeva, nessuno ce l'ha detto. Quindi avevamo un servizio che in quel periodo era un disservizio. Quindi sono soldi buttati, tirati fuori dalle nostre tasche. Per fare che cosa? Probabilmente agevolavano Cupello, agevolavano la pulizia delle strade e le contrade le lasciavano all'abbandono. Dopodiché, fatto il nostro appello, abbiamo fatto sì che anche le nostre contrade potevano avere questo servizio, perché oggi dobbiamo ricordare che non ci sta né una contrada di serie A e né una contrada di serie B. Le contrade fanno parte di Cupello e devono anche essere fatti e lavorati come la Cupello, quindi nessuno lasciato da parte. Scusate, ma a volte l'emozione mi prende. Non è facile parlare al microfono davanti a delle bellissime persone che oggi sono qui per noi, perché oggi quello che noi vorremmo fare è ridare il sorriso a voi, il sorriso che manca da tanto tempo. Vogliamo riportare le persone a votare, vogliamo ripartire con una politica da zero. Oggi la politica è stata rovinata da persone che hanno interesse. Hanno interesse per qualcosa. Qualcuno butta fango su di noi dicendo che noi abbiamo rovinato. Invece noi siamo ragazzi, come diceva Graziella, che nessuno ha interesse. L'unico interesse che abbiamo è riportare Cupello con un equilibrio costante. Ritrovare la fiducia da parte vostra e avere il coraggio di girare con la faccia alta. Scelgo di candidarmi con Marco come di carica di consigliere comunale con la lista Cupello nel cuore, perché sento il desiderio di donarmi completamente al mio paese affinché Cupello torni nuovamente a splendere. Non mi tiro mai indietro quando c'è da lavorare ed è proprio per questo che scendo in campo. Qualcuno si è appropriato dei lavori che io ho fatto. Io ringrazio qualcuno che oggi è qui perché è venuto con me, perché abbiamo fatto una raccolta firme per la sicurezza dei puttini. Lui si è speso con me togliendo del tempo in famiglia e qualcuno si è appropriato del nostro lavoro. Qualcuno si è appropriato del gruppo WhatsApp che è stato creato per la sicurezza. Quindi la campagna elettorale l'ho fatta onestamente. Noi non andremo alle case delle persone dicendo
quello, ma noi andremo portando il nostro programma e quello che noi vorremmo fare. Quindi io quello che oggi voglio chiedere, noi siamo pronti e speriamo di avere la vostra fiducia. Io metterò a servizio della comunità la mia esperienza, il mio amore, la mia passione e il mio cuore. Come ho lavorato in questi 3 anni, io continuerò a lavorare per il bene della comunità, perché oggi Riputini e Montalfano, le nostre incontrare, che c'è anche Polercia e c'è Pumalara, che tante persone ad oggi si dimenticano, non verranno mai lasciati soli. C'è da lavorare, c'è da rimboccarsi le maniche e c'è da lavorare, anche se i fondi non ci saranno, e noi cercheremo di individuare tutti questi fondi affinché possiamo riavere una viabilità, una sicurezza stradale. Noi lo faremo, e se non ci sarà la possibilità da fare, ci accorceremo le maniche e lavoreremo per ridare il sorriso ai cittadini. Grazie. Ecco, questa è una fantastica squadra, come avete potuto vedere. Per me è la migliore squadra dove poter spendere il mio tempo, dove poter vivere quotidianamente, perché sono persone di gran cuore, sono amici, come diceva giustamente Graziella. Siamo un gruppo coeso, non siamo un gruppo fatto di persone che hanno bisogno di arrivare non so dove, di persone di garantire la loro strada politica, la loro strada di ambizioni. Noi siamo tutto questo. Innanzitutto voglio invitarvi a trattenervi qualche minuto in più, che poi ci sarà anche un momento di convivialità, in modo tale che possiate conoscere più a fondo i nostri candidati, possiate scambiare con loro una chiacchierata. Come dicevo, questa è una grande squadra fatta di persone umili, di cuore, di persone che in tutto quel che fanno ci mettono il loro cuore, mettono il loro impegno nella vita quotidiana, ma per loro la vita quotidiana non basta. Vogliono donarsi per la nostra amata Cupello, vogliono servire questo paese con entusiasmo e umiltà, liberi dalle dinamiche di potere, liberi da ambizioni personali e di arrivismo. Vorrei intanto focalizzare ancora di più un po' l'attenzione su alcuni passaggi che hanno già illustrato i miei amici nel nostro programma, ma capisco che purtroppo siamo anche andati un po' oltre con i tempi, ci siamo dilungati un po', però è anche vero che il programma è fatto di tanto, tanto, tanto amore, e quindi per esprimerlo c'è bisogno di tanto, tanto tempo. Avrete la possibilità di prenderne un opuscolo che è messo sul tavolo fuori, ma era anche posato sulle sedie dove vi siete accomodati, quindi avrete modo anche di leggerlo con attenzione e di vedere tutto ciò che noi vogliamo garantire per la nostra Cupello. Voglio però fare un piccolo passaggio, anzi un paio di piccoli passaggi molto importanti a mio avviso, ed è quello legato all'area artigianale della nostra Cupello. Abbiamo un'area artigianale che potrebbe dare molto per la crescita del nostro paese. Potrebbe essere un gioiellino per tutto il territorio, ma purtroppo da anni è abbandonato a se stesso. Non vi è stata mai un'attenta riqualificazione, non c'è mai stato interesse per quell'area artigianale. L'area artigianale oggi potrebbe crescere in maniera sostanziale. Ci sono tante possibilità per la nostra Cupello, per la crescita economica, per la crescita imprenditoriale. Oggi ci mettono a disposizione tanti strumenti, ci sono agevolazioni fiscali, ci sono tante proposte di crescita imprenditoriale, c'è la possibilità di costruire progetti seri, alternativi, c'è tanta carne al fuoco da cuocere. La nostra zona artigianale potrebbe essere viva e pulsante semplicemente con un po' di attenzione e lungimiranza. Abbiamo da più diversi anni presentate sul protocollo del nostro comune diverse richieste per l'attribuzione dei lotti artigianali. Queste richieste non sono mai state evase. Oggi sul nostro territorio, sulla nostra area, è presente un lotto disponibile, ma ve ne potrebbero essere disponibili tanti altri, perché siamo in fase di redazione del piano regolatore generale, che dovrebbe prevedere un ampliamento, uno sviluppo, quindi anche la possibilità di individuare ulteriori
aree da destinare a questi imprenditori che con forza chiedono la voglia di, con forza e voglia vogliono investire sul nostro territorio. E noi non glielo permettiamo, non glielo diamo questa possibilità. Noi amministratori siamo così sonnolenti, così addormentati da non riuscire neanche a creare la commissione che possa valutare queste domande e possa permettere ai nostri imprenditori, alla nostra gente, di costruire un progetto valido che possa garantire un'economia per questo paese, possa garantire un'occupazione seria, possa garantire qualcosa di bello per noi, possa garantire che i nostri giovani restino qui con noi, che restino nel nostro territorio perché gli diamo l'opportunità di lavorare. Tutto questo purtroppo, non lo so, per loro non esiste, ci sono i paraocchi, c'è altro a cui pensare. La nostra zona artigianale potrebbe essere rivalutata semplicemente con questo. Basterebbe dare questi lotti e garantire dei flussi economici per il nostro comune, perché comunque questi terreni, anche se purtroppo a mio avviso un po' svalorizzati perché il valore attribuito è molto basso, ma va bene perché possiamo con questo incentivare la realizzazione di nuove realtà. Questo potrebbe portare nelle nostre casse denaro, potrebbe portare anche con la realizzazione di nuovi fabbricati, di infrastrutture, dei fondi che potrebbero essere tranquillamente ridestinati in queste aree che per garantire la loro rivalutazione. Oggi non c'è nulla, se passiamo dietro la zona artigianale c'è una strada abbandonata con pozzetti che sono usciti fuori un metro e la strada che si è abbassata, non è più percorribile, non è sicura. La nostra zona artigianale, ma così come le nostre strade, sono tempestate di randaggi. Non perché io voglia male a questi poveri animali che purtroppo sono abbandonati e non sono curati. Purtroppo su questo incide un po' anche l'inciviltà che oggi la nostra società ha cominciato a vivere in maniera costante. Abbiamo una grave situazione e questa grave situazione va affrontata con coraggio. Noi abbiamo tante idee, abbiamo tanta voglia di fare, abbiamo tanta voglia di spendere per la nostra Cupello. Ci vogliamo mettere tutto il cuore, ci vogliamo mettere tutto l'entusiasmo, tutta la passione. E vogliamo offrirvi questo progetto civico, nuovo, ricco di cose da fare. Lo vogliamo fare con il nostro impegno, con la nostra passione e con riconoscenza per il vostro sostegno. Vogliamo una Cupello più viva, che torni ad essere vivibile, compatta e coesa, dove ciascuno di voi possa sentirsi parte integrante di questo progetto. Vogliamo una Cupello che faccia tornare a essere orgogliosi di viverla, onorati di tornare a crescere insieme. A lei, mettendoci impegno, volontà, serietà e soprattutto il nostro cuore. Tutti noi vi auguriamo che l'8 e il 9 giugno possiate fare la scelta più giusta per il nostro amato paese e vi auguro di poter esprimere con sentimento, libertà, accesi dall'entusiasmo per la rinascita di questa Cupello, un buon voto. Votate Cupello nel cuore, sosteneteci in questo grande progetto e vi faremo vedere grandi cose. Come avete potuto sentire, abbiamo tante cose da volervi proporre. Un programma vasto, ricco di contenuti, un programma realizzabile, non sogni nel cassetto, un programma che solo con l'impegno si potrà realizzare, solo intercettando tutte quelle fonti di finanziamento pubbliche, ma anche private, che ci possano concedere la possibilità di sviluppare nuove infrastrutture, possiamo portare a compimento. Non ci illudiamo di fare grandi cose con le casse del comune, perché sappiamo che purtroppo ci troviamo in una situazione molto particolare. Il nostro progetto nasce dall'amore per il nostro meraviglioso paese, dal coraggio di scendere in campo per scardinare l'arroganza dei potenti, dall'onestà che da sempre ci contraddistingue, dall'impegno che ci assumiamo nei confronti di tutti voi, dalla responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri figli e delle nostre future generazioni e dalla capacità di visione. Quindi voglio chiedervi, votate Cupello nel cuore, voglio chiedervi di sostenerci in questo grande e innovativo progetto. Chiudo, perché veramente ci siamo dilungati molto, ci siamo aperti a rappresentanti insieme a tutti loro, insieme a questa magnifica squadra, insieme a questi magnifici amici, quello che abbiamo nel cuore.
quello che vogliamo donarvi per garantire che la nostra Cupello torni a vivere in maniera sincera, forte, con coraggio. Chiudo e vi invito a questo momento di convivialità insieme a tutti noi per scambiare un confronto. Vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione e per tutta l'attenzione che avete prestato a noi, anche se siamo andati un po' lunghi con i tempi. E vi voglio chiudere con un motto, con il nostro slogan, che è il valore dell'impegno. Metteremo l'impegno in tutto quello che faremo e lo faremo con la nostra squadra, con Cupello nel cuore. Sosteneteci, sosteneteci in questo cammino, in questo percorso. Dateci fiducia e vi faremo vedere grandi cose. Grazie, buona serata.